Ciao a tutti, sono Mauro, liutaio della Gaudenzi Guitar. Oggi ci troviamo nel mio banco del setup perché andremo a sostituire un pickup e nello specifico sostituiremo questo humbucker con un Lollar di Vintage Neck. Dovremo sostituire quindi anche la mascherina. In questo caso montiamo una mascherina nero, bianco, nero a tre strati. Iniziamo! Fatemi sapere nei commenti quale configurazione preferite nella Telecaster, se doppio single coil oppure con humbucker e quali modelli, oppure se siete d'accordo con me che la tele sta bene con tutto. Smontiamo le corde, poi svito tutte le viti del battipenna e della piastra dell'elettronica e prima di procedere proteggo il body con un supporto rigido come questa lastra di plastica. Ora posso scollegare il vecchio pickup humbucker. Taglio il filo della massa per non surriscaldare inutilmente il potenziometro e dissaldo il cavo del segnale dalle due basette del selettore. Fortunatamente il potenziometro è da 250 K, è quello giusto per il single coil, quindi non devo sostituirlo. Ora è bene schermare il vano del pickup, infatti l'humbucker che ho tolto non era splittabile in single coil, quindi la schermatura per attenuare i rumori di fondo non era necessaria. Per farlo utilizzo il nastro di rame adesivo. In corrispondenza delle viti del Vintage Neck ci sono le fresate che facevano spazio alle alette dell'humbucker, quindi in questo caso dovrò fissare il pickup al battipenna. Presento il pickup sul battipenna e segno il punto in cui dovrò forare. Fatto questo procedo con l'installazione del nuovo single coil. Aggiungo anche un filo che andrà a collegare la schermatura al circuito.
Il filo bianco del segnale lo collego ai due pin del selettore, mentre il nero e quello rosso, senza intrecciarli, sopra il potenziometro. Chiudo tutto, poi foro il body per aggiungere le tre viti in più del battipenna. Collego la chitarra ad un amplificatore serio ed effettuo un prebilanciamento regolando l'altezza dei pickup, per poi perfezionare direttamente la consegna riprovandola con il tocco ed esigenze del cliente. Grazie per aver seguito questo breve video, mettete un like se vi è piaciuto ed iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Un saluto a tutti, ciao!